Buon pomeriggio a tutti. Come state? Siamo sulla pagina Viso in Forma per un altro appuntamento per parlare di salute, benessere, non solo di yoga facciale. Allora, intanto che aspetto che vi colleghiate, verifico anch'io che tutto si funzioni sul computer. Allora, vediamo se funziona. Dovremmo esserci. Vediamo. Ok, ci siamo. Buon pomeriggio. Vedo che c'è già qualcuno collegato. Buon pomeriggio. Come state? Stavate facendo yoga facciale? L'allenamento di ieri? Allora, eccoci. Allora, benvenuti ad un'altra, diciamo, puntata in questa quarantena. E oggi parliamo di un argomento che è un po' collegato con lo yoga facciale, con la ginnastica facciale. E a breve, appunto, anche se vi ho già introdotto dal post, quindi l'argomento già lo sapete, ma a breve, appunto, vi inviterò anche qui con me l'ospite di oggi. E aspetto ancora un attimo che voi vi colleghiate, così siamo belli numerosi e mi aspetto anche che facciate anche un bel po' di domande perché oggi sarà molto molto interessante come delle altre, anche come le altre volte, insomma, d'altronde. Allora, bene, fatemi sapere anche se mi sentite, se mi vedete bene. Scrivete un commento se vedete e sentite bene, così non parliamo a vuoto perché ogni tanto anche la connessione fa brutti scherzi. Vediamo se c'è ancora qualche commento. Ok, ci siamo. Ciao Cinzia, Terry, Anna. Bene, bene. Funziona. Benvenuti, ben collegati. Bene, ok, vedo anche i like. Perfetto, Leonora. Benissimo. Allora, come detto prima, appunto, oggi parliamo di un argomento che è collegato con lo yoga facciale. Chi mi segue, chi si allena con me, i miei allievi sanno benissimo che mentre facciamo gli esercizi, mentre svolgiamo appunto gli esercizi di yoga facciale, io le due cose che principalmente che mi premo a dire è appunto che errori bisogna stare attenti a non farli, quindi come svolgere gli esercizi nel modo corretto e in più anche dico a cosa prestare attenzione se uno ha problemi con l'articolazione temporomandibolare, oppure ad esempio se ha problemi di cervicale, perché tanti esercizi, cioè tanti, non tantissimi, alcuni esercizi di yoga facciale vanno a caricare un po' di più il collo, le spalle e quindi soprattutto chi ha problemi di cervicale può avere un po' di difficoltà a fare determinati esercizi, ecco perché è importante farli in un certo modo e magari con un supporto alla testa per non andare ad aggravare un po' di più, troppo insomma, spalle e collo. E in questa puntata volevo portare qui con noi un professionista del movimento naturale, dell'attività fisica, proprio per parlarci e darci qualche suggerimento proprio per chi ha problemi di cervicale. E quindi adesso tanti like, tanti pollici, tanti cuoricini, perché adesso appunto invito tra di noi, qua sul palco, diciamo, virtuale, Riccardo Civardi. Quindi Riccardo, un attimino che ti collego. Eccoci, ciao Riccardo. Ciao Petra, ciao a tutti, buonasera a tutti. Benvenuto e grazie intanto per aver accettato il mio invito qua a dare anche il tuo contributo qui sulla mia pagina di Yoga Facciale. Grazie mille a te per questo invito perché sono due cose, la mia attività e la tua, che vanno strettamente a braccetto, anzi ti dirò di più, io sono un tuo seguace, ho acquistato il corso l'anno scorso, inizialmente era per la mia amorosa. E subito avevamo notato il fatto che lei, soffrendo tanto di cervicale, se non utilizzava dei giusti accorgimenti quando eseguiva i primi esercizi, quelli dove si va a, diciamo, indurire tutta la muscolatura del collo, si aveva un pochettino di problematiche, un pochettino di fastidi. Bastava appoggiarsi con la testa al muro oppure coricarsi sul letto per eseguire gli esercizi, che tutta questa sensazione qua veniva annullata. Però, giustamente, occupandomi di movimento, volevo capire, trovare la soluzione in modo che
si evitasse addirittura di trovare la soluzione per chi soffre di cervicale. Nessuno in teoria dovrebbe soffrire di cervicale, e quindi appunto con la mia ragazza abbiamo iniziato un percorso di movimento a 360 gradi per andare a curare quella che è la postura globale del corpo. È passato un anno, ma ad oggi ti posso dire che riesci ad eseguire tranquillamente tutti gli esercizi che tu proponi senza nessun tipo di aiutino, quindi senza muro, senza letto. E questa cosa qua è importantissima, perché lei si sente più consapevole della padronanza dei suoi movimenti. Lei sa che adesso si può allenare, può fare quello che vuole senza avere più nessun tipo di fastidio, nessun tipo di problematica. E nel mentre ti dirò che gli esercizi li ho usati tanto anch'io, perché come vedi c'ho una mega ruga qua che non andrà mai via. E intanto volevo dire agli altri, ecco perché è così bella e giovane, perché fa yoga facciale. No, infatti mi hai dato tu lo spunto per questa diretta, perché appunto so che tu pratichi lo yoga facciale e mi hai detto proprio, mi hai fatto notare, Petra, tu dici spesso nei video se hai problemi di cervicale, fa così, fa colà, ed ecco perché ti ho voluto qua in diretta, proprio se puoi aiutare, diciamo, chi ha problemi di cervicale, se hai qualche suggerimento e come hai fatto tu, come hai aiutato tu la tua ragazza e altre persone, aiuti appunto a non soffrire di cervicale. Assolutamente sì. Allora, per prima cosa dobbiamo dire che soffrire di cervicale non è normale, nel senso, se uno ha fastidio alla cervicale e non c'è stato nessun trauma pregresso, quindi nessun infortunio, nessun incidente che ha, diciamo, scaturito l'inizio delle problematiche alla cervicale, soffrire di cervicale non è assolutamente una cosa normale ed è una cosa che va curata nell'immediato attraverso esercizi che non portano via tanto tempo durante la giornata. Per assurdo, una persona che vuole stare bene col proprio corpo e ridurre l'insorgenza di questi dolori, parliamo di cervicale, ma parlare di mal di schiena sarebbe la stessa identica cosa, dovrebbe dedicare 10 minuti, un quarto d'ora tutti i giorni a fare qualche esercizio di mobilizzazione e di potenziamento per cercare di permettere al proprio scheletro, quindi alla propria struttura, di scaricare meglio il peso a terra. Quindi tantissime volte, quando si parla appunto di problematica alla cervicale, partire dalla cervicale è sbagliato, perché noi siamo una struttura, noi dobbiamo guardare il nostro corpo come se fosse una macchina, e una macchina funziona bene quando tutti i pezzi che compongono la macchina stanno funzionando bene. Ecco, noi siamo governati dalla postura. Partiamo dicendo che la postura corretta non esiste, è un'utopia. Tutti nasciamo diversi, con delle proporzioni diverse, quindi c'è chi ha le gambe lunghe e c'è chi ha il busto lungo in proporzione, ma allo stesso modo c'è chi ha il femore più lungo della tibia, quindi la parte del polpaccio più lunga della coscia, oppure viceversa. C'è chi ha una maggiore lordosi lombare, quindi ha la schiena più curvata con il sedere all'infuori, e c'è chi ha le spalle più protratte in avanti, quindi è leggermente gobbo, passami questo termine, e quindi poi si ritrova ad avere più insorgenze di mal di collo, che poi possiamo chiamare cervicale. Ragionando sul fatto che tutti siamo diversi, ma ci governa un'unica regola, che è quella di come i muscoli e lo scheletro vanno a scaricare il peso a terra, quello che bisognerebbe fare in prima battuta quando si ha una problematica del genere è andare ovviamente dal fisioterapista. Il professionista più indicato è il fisioterapista, perché il fisioterapista, attraverso i test muscolari che fa, va a capire quali sono le muscolature troppo deboli che non sono in grado di reggere il peso. Adesso vi faccio capire, e ti faccio capire, Petra, non è che ti fa male il collo, quindi ti fa male la cervicale, perché il problema è lì. Il problema è che è andato perso l'equilibrio che regola le spalle. La spalla, come la intendiamo noi, non esiste. Non è che questa è la spalla. A livello meccanico ci sono tre ossa che compongono la spalla, che sono la clavicola, che è questo ossicino qua davanti, c'è la scapola, che è l'osso triangolo che abbiamo dietro sulla schiena che si muove, e poi c'è l'omero, l'osso del braccio. Queste tre ossa è come se si muovessero nello spazio, e per rimanere ferme lì sono legate da muscoli e quindi di conseguenza da tendini. Il tendine è la parte finale del muscolo che si ancora sull'osso, e sono governate da un equilibrio che è fantascientifico. C'è dietro un mondo immenso dietro come funziona una spalla. Se durante la nostra vita, o perché ci alleniamo
senza rispettare alcune regole, quindi sovraccarichiamo troppo le strutture e non le andiamo ad allungare. Oppure se siamo persone tendenzialmente molto sedentarie, non so, passo 8 ore seduto su una sedia in ufficio, poi vado a muovermi 1 ora in palestra, quell'ora in palestra, se non è strutturata nel modo corretto, ci aiuta poco. Nel corso del tempo si va ad alterare l'equilibrio della spalla, quindi il nostro cervello dovrà inventarsi un modo nuovo per scaricare il peso. Per scaricare il peso cos'è che fa? Va a dire a determinati muscoli, irrigiditevi, quindi diventate duri, perché altrimenti la testa cade in avanti. Questi muscoli sono i muscoli del collo, sono soprattutto i trapezi. Quindi molte volte si dà la colpa alla cervicale, ma la causa è da andare a ricercare in come si sta seduti. Magari si dà colpa alla cervicale, ma la causa è da andare a ricercare al tipo di calzature che portiamo, alla nostra mobilità delle caviglie, alla nostra mobilità delle anche. E cosa succede poi nel lungo periodo? Succede che le persone vogliono risolvere il loro problema e hanno davanti 2 strade facili, che però ti fanno stare bene poco e dopo subito si va a riproporre il problema, e poi abbiamo la strada difficile, che è quella che propongo io col mio lavoro, con il movimento naturale. Le 2 strade facili sono: la più facile di tutte è vado periodicamente dal fisioterapista, che attraverso la manipolazione oppure attraverso degli esercizi che mi dà da fare a casa, quindi mi insegna degli esercizi, io tutti i giorni dovrò andarli a fare, vado praticamente a rilassare queste strutture che rimangono tese per tutto il giorno. Curo i sintomi, non curo la causa, quindi io la mia sintomatologia è mi viene il mal di collo. Vado a curare questi sintomi distendendo questa muscolatura qua che è troppo contratta, e per farvela facile, per far capire a tutti, è il massaggio, il trattamento del fisioterapista, più o meno pesante, quindi più o meno invasivo, è comunque un massaggio muscolare. Gli esercizi servono per potenziare l'effetto di questo trattamento. Mediamente una persona che soffre tanto di cervicale, che quindi ha male sempre, sta bene 10-15 giorni, dopodiché appunto a capo. E questa cosa qua è demoralizzante, perché io vengo in contatto con tantissime persone che sono anni che periodicamente, ogni 2 settimane, danno 50 euro al fisioterapista, stanno bene ma non vedono mai risolversi questa situazione. Se posso solo interrompere. Certo. Sì, è un po' come hai mal di testa, prendi un'aspirina, ma ti passa quel momento, non vai a ricercare il perché ti viene sempre il mal di testa. Esatto, esatto. Anch'io, sempre è meglio risolvere proprio la radice per far sì che non ti venga più il mal di testa. E quindi è questo il discorso che stai facendo tu. Assolutamente corretto, anche perché tantissime volte, se non sempre, queste persone qua soffrono di emicrania connessa al male alla cervicale. Quindi si prendono la classica pastiglia per il mal di testa, che ha un effetto, diciamo, analgesico su tutto il corpo. Quindi tu dici: guarda, mi è passato il mal di testa, non mi fa neanche più male alla cervicale. Oppure normalmente ci si imbottisce di antinfiammatori, i classici FANS, l'OCHI, il VOLFAST, queste cose qua. Queste cose qua ti fanno stare bene nell'immediato, ma non ti curano il problema, quindi tu prima o poi ci ricapiterai dentro. Se sei più fortunato, magari ti capita una volta al mese. Se sei più sfortunato, ma non è sfortuna, è dettato soltanto dal fatto che è passato più tempo da quando si è ripresentato il problema. Ti faccio capire: se è la prima volta che ti viene un attacco di cervicale, puoi anche non far niente, magari non è niente, hai preso freddo, hai sovraccaricato in allenamento, hai fatto uno sforzo che non dovevi fare, non ti devi assolutamente preoccupare. Sono campanelli d'allarme che il cervello usa per dirti: guarda che hai fatto qualcosa di sbagliato, io te lo devo impedire, ti faccio sentire male, ok? Ti tiene fermo perché ha paura che tu ti possa fare dell'ulteriore danno. Se invece sono tanti anni che soffri di cervicale, ormai è diventata cronica, quindi ormai è diventata una costante nelle tue giornate, prendere l'antinfiammatorio è pressoché inutile. Stai bene 6 ore, 8 ore, il tempo dell'antinfiammatorio, bisogna fare un lavoro molto più profondo. E infatti, prima ti stavo dicendo che c'era la soluzione più facile di tutte, che era quella di andare dal fisioterapista. La soluzione facile, livello 2, quindi con leggermente più impegno, è quello di avere un protocollo di esercizi di mobilità articolare specifici per colonna vertebrale e spalle, perché le spalle, uno pensa sempre al collo, nella realtà il collo funziona bene se le scapole funzionano bene, quindi se la spalla, così come ce la immaginiamo, funziona bene. Lì è un pochettino più impegnativo, perché magari si ha un quarto d'ora, 20 minuti di esercizi al giorno e non ci scappi
da farli, nel senso o li fai o quando smetti tempo tra 4 giorni ti ritorna il male, ma questa cosa succede perché tu con questi esercizi vai a dire al tuo cervello che bisogna ricreare un equilibrio, quindi non sono esercizi che si possono improvvisare, bisogna fare un'attenta valutazione alla persona, bisogna capire quali sono le strutture che devono essere rinforzate e quelle che devono essere allungate, perché non tutte hanno bisogno. Se hai le spalle in avanti, quindi il collo così protratto in avanti, significa che il pettorale e il dorsale sono estremamente rigidi. Di conseguenza io non dovrò andarli a potenziare in questa fase qua, dovrò andarli soltanto a distendere. Se questi sono molto forti perché tirano in avanti, sicuramente i muscoli che stanno dietro saranno molto più deboli. Quindi andrò a fare un potenziamento per la muscolatura che sta dietro e un allungamento per la muscolatura che sta davanti. Ovviamente è un percorso che non è standard dall'inizio alla fine, ha bisogno di continue modifiche perché ogni settimana, ipotizzando che uno lo fa con costanza e con impegno, migliora, migliorando va rivisto il nuovo equilibrio articolare che si è andato a creare e di conseguenza vanno fatte le dovute modifiche. Questa qua, diciamo, è la soluzione migliore per chi non vuole impegnarsi, perché si deve far seguire da un personal trainer, il personal trainer una volta al mese valuterà la persona con dei test e darà i nuovi esercizi se ce n'è di bisogno. La soluzione più difficile, che è anche quella più giusta perché ti permette di risolvere una volta per tutte questo problema, è capire che o ti alleni o prima o poi ti smonterai, capito? Noi quando nasciamo siamo perfetti. Tolgo quelle poche persone sfortunate che nascono già con problemi. Ad esempio, se tu da piccolino piccolino, 3 anni, ti trovano già che hai la scoliosi, cosa ci puoi fare? È andata così. Puoi lavorare per cercare di fare in modo che questa scoliosi non ti dia grossi problemi. Se non la curi ti darà un sacco di problemi, però tendenzialmente il 90% delle persone nascono perfette. Quando noi nasciamo, e adesso vi invito a guardare se avete dei bambini piccoli o avete dei fratellini, adesso io non lo so l'età del tuo pubblico, però un bambino piccolo ce l'abbiamo tutti da osservare, hanno questo istinto naturale di muoversi tantissimo, e una delle posizioni che assumono più frequentemente è la posizione di squat, che non è lo squat che tutti immaginiamo perché ce lo insegnano in palestra. Quello che ci insegnano in palestra, a me dispiace dirlo, ma è un po' una porcata, è quella via di mezzo per rendere felice la persona e dirgli: guarda, sai fare uno squat, ma nella realtà la persona quando ha iniziato ad allenarsi non aveva le caratteristiche per eseguire quel movimento alla perfezione, di conseguenza è sempre quella via di mezzo che da una parte ti fa allenare la muscolatura, dall'altra non pensa a eliminare determinati problemi come può essere il mal di schiena e poi di conseguenza il mal alla cervicale. Quindi se noi vogliamo risolvere un qualsiasi problema dobbiamo partire dalle basi, dalle nostre fondamenta, dalle nostre radici. Se noi ci immaginiamo il nostro corpo come una piramide, la testa è la punta, di conseguenza la cervicale è l'ultimo tassello che andrà a posto nel momento in cui noi cominceremo a prenderci cura del nostro corpo. Questo non significa che, dato che è l'ultimo tassello che andrà a posto, io non starò bene già dai primi momenti in cui andrò a seguire il programma, andrò a seguire gli esercizi, ma significa che per capire che questa cervicale non ci darà mai più fastidio, noi oltre al collo dobbiamo mettere a posto tutta la colonna vertebrale, il bacino, le anche e le gambe, soprattutto le caviglie. Quello che si fa è andare a reimparare i movimenti primordiali, quindi i movimenti che sa fare il bambino, che poi noi ci dimentichiamo, e ci li dimentichiamo perché c'è proprio un errore culturale alla base. La nostra società non ci insegna, ma già quando andiamo a scuola alle elementari, non ci insegna che lo sport è importante, che il movimento è importante. Fortunati quei ragazzi, mi ci posso mettere in mezzo io in quella categoria, che hanno i genitori che spingono per fare attività sportiva, però nella mia esperienza ti dico, io ho fatto sempre sport, mia sorella ha fatto sempre sport, mio fratello non voleva fare sport, i miei genitori non l'hanno mai obbligato perché lo vedevi che non era non lo rendeva felice fare attività sportiva. Adesso che ha 23 anni, tra poco 24, ha un sacco di problemi alla schiena. Ha 23 anni, 24, capito? Perché lui nella sua adolescenza, nella sua giovinezza, non ha mai preso cura
non si è mai preso cura del corpo e quindi non ha costruito degli equilibri articolari che poi in età adulta gli permettono di non avere determinati fastidi e di potersi allenare come meglio preferisce. E quindi mettiamoci la sedentarietà, mettiamoci che già dall'asilo ti obbligano a stare seduto un sacco di tempo. La sedia non è assolutamente una posizione scritta nei nostri movimenti. L'angolo a 90 gradi della sedia accorcia tantissimo gli adduttori, che sono la muscolatura che sta nell'interno coscia, quindi accorcia l'interno coscia, e di conseguenza blocca le anche, irrigidisce la bassa schiena e il bacino. Se noi creiamo il blocco lì, il nostro corpo deve spostare la testa per essere concentrato. Quindi tu non puoi stare in piedi con un pezzo fuori. Se io fossi in piedi adesso e sto così, un po' ci sto, dopo un po' comincerai a sentire il peso e o smetto o cado. Quindi tu che devi stare in piedi, devi stare seduto tutto il giorno, se il pezzo sotto, quindi il bacino, è completamente bloccato, inevitabilmente andrai avanti con la testa e chiuderai le spalle. E da lì poi saltano fuori tutte le problematiche alla cervicale e uno prova a risolverle, ma non ce la fa, perché non riesce è troppo difficile capire che bisogna partire dal ricostruire un corpo che funziona bene. Ci sono dei movimenti che sono scritti nel nostro DNA e ci sono dei movimenti, diciamo inventati, non si sono inventati niente, ma li hanno utilizzati scienza dell'allenamento e fisioterapia per stabilire dei parametri entro i quali una persona può godere di buona salute e non avere né mal di schiena né problematica alla cervicale. Quindi sono tre le cose che come minimo bisognerebbe saper fare. Una accosciata, quindi uno squat completo, se si riesce a vedere, io ho messo una foto dietro sulla televisione che ho, comunque se uno poi volesse andare a vedere sul mio profilo Instagram che sì, si chiama Movimento Naturale. Assolutamente, infatti poi alla fine, siccome Riccardo fa tantissimi video molto belli mette tanti esercizi, quindi poi alla fine come sempre metterò i contatti, quindi chi vuole andare a vedersi. Ricordo che Riccardo è molto più attivo su Instagram, quindi vi metterò il link. Sì, su Facebook praticamente non lo uso mai. Sì, su Facebook ha qualcosa, ma visto che non sei tanto attivo, quindi metterò il link di Instagram dove hai dei bellissimi video. Assolutamente, sì. Oltretutto, il 90% dei video che pubblico su Instagram sono proprio quegli esercizi che, se fatti tutti i giorni, possono tenere lontani i fastidi, sia cervicale che mal di schiena, perché comunque coinvolgono tutti i movimenti della colonna vertebrale, però sono quegli esercizi che fuori da un contesto giusto e personalizzato vanno fatti con costanza, magari un giorno sì, un giorno no, sarebbe meglio tutti i giorni, per cercare di rimanere in quadra, equilibrati. In questo periodo, approfittando appunto della quarantena e del fatto che in teoria dovremmo avere più tempo libero, ma non è così, io sono più oberato di prima, ho lanciato una sfida sul mio profilo Instagram che si chiama Sfida dei 20 giorni sullo squat naturale, che ha appunto lo scopo di insegnare a tutte le persone che o si parte dalle fondamenta a costruire la salute del proprio corpo o altrimenti non si riuscirà mai ad ottenere un risultato importante. Molte volte però mi fanno la critica che mi dicono: sì, però Riccardo, se tu devi fare questi esercizi per ritrovare il movimento corretto, la salute corretta delle articolazioni, però poi ottieni anche altri risultati. Ed è proprio qui che sta la magia grande del sapersi allenare bene. Tendenzialmente chi si allena è diviso in tre categorie. Chi sa già tutto perché è nato imparato, diciamolo proprio sbagliato, ma è così. Nel mio settore sono tutti nati imparati e quindi quella categoria lì qui la togliamo. Sono quelli che non ti ascolteranno mai. Poi ci sono due tipologie di persone. Quelle che vogliono fare seriamente, ottenere i risultati, che quindi si rivolgono a professionisti, e in cima alla piramide dei loro obiettivi c'è la salute. Quindi tutto quello che facciamo è in funzione della salute. Il risultato estetico e prestazionale ci deve essere per forza, perché altrimenti non ci stiamo allenando nel modo corretto, ma è una buona conseguenza di quello che stiamo facendo. Quindi io tutto quello che faccio gli do la logica di curare determinate problematiche o prevenire determinate problematiche che potrebbero saltare fuori, e quello che è estetica e prestazione è una diretta conseguenza del fatto che io mi sto allenando bene. C'è una terza categoria che sbaglia, ed è quella categoria che mette al primo posto o la prestazione o l'estetica, dimenticandosi che ha un corpo. E questa categoria qua è la fetta più grande delle persone che si allenano in palestra, che comunque fanno sport, perché
prima di ogni cosa pensano o a diventare più belli, più fighi, più muscolosi, ma lo si diventa lo stesso e lo si diventa nello stesso identico tempo, non è che le due strade hanno tempi diversi, ma poi cercando la prestazione, cercando il risultato estetico, molte volte ignorano quei piccoli campanelli d'allarme che ti dà il corpo, mi fa male un po' un ginocchio, mi fa male un po' la schiena, magari niente di preoccupante, però tante piccole cosine che saltano fuori, ma è normale, siamo esseri umani, ci muoviamo, ci invecchiamo come tutti gli altri e di conseguenza un po' di restauro bisogna farlo e inevitabilmente queste persone prima o poi si faranno male, quindi ti alleni per qualcosa e poi ti fai male perché ti stai allenando, secondo me c'è qualcosa che non funziona nel ragionamento di queste persone e quindi anche qui ricollegandoci al tuo yoga facciale, tutto è importante. Una persona non può pensare di allenare il corpo e poi si ferma qua. E i muscoli che sono sopra esistono anche loro, vanno allenati, altrimenti poi a 50 anni io sarò un ammasso di muscoli e sopra avrò la faccia di un settantenne e non va assolutamente bene. È importantissimo allenare anche la muscolatura della faccia. Allora, da un punto di vista estetico sono d'accordissimo, da un punto di vista funzionale ancora di più. Il collo, la mandibola, quindi arrivare almeno con gli esercizi che prendono fino all'occipite e fino a questa zona qua è importantissimo. Questi muscoli qua, diciamo, della fronte, degli occhi sono più espressivi. Ma anche per caricare le tensioni, sì. Perché facendo ginnastica non solo ok vai a tonificare, ma anche chi è teso la mandibola, ad esempio parlando di viso, chi ha le tensioni mandibolari oppure tensioni qua nella glabella, servono anche a quello al di là del fatto estetico. Come hai detto tu, per il corpo non è, cioè principalmente l'obiettivo della ginnastica è farci stare bene, essere più flessibili, più agili, non essere appunto puntare e fare movimento, attività sportiva solo per essere più belli e muscolosi. Ma la cosa figa è che si diventa più belli e muscolosi lo stesso. Esatto. Però cambi il modo di ragionare, quindi metti sempre davanti la salute del tuo corpo rispetto a quelli che sono i risultati estetici e prestazionali. E questa cosa qua nel medio-lungo periodo ti darà molte più soddisfazioni perché tu la prima cosa che ascolti del tuo corpo è cavolo, non ho più il mal di schiena, non ho più il mal alla cervicale. Questa cosa ti invoglia ad allenarti di più perché più una cosa ti dà risultato, più ne vuoi. Chi sbaglia che prende la pastiglia o l'antinfiammatorio, più ne prenderebbe perché diventi drogato di quella cosa. Allo stesso modo bisogna diventare drogati di movimento, che fa soltanto che bene. Quindi se tu ti alleni in quell'ottica, vedi subito che cominci a stare meglio, più stai bene, più ti alleni. Più ti alleni, più inevitabilmente saliranno le performance e quando ti guardi allo specchio dici «Cavolo, sono proprio bello quest'oggi». E quindi dopo è il loop della felicità, diventa la droga dello star bene, però bisogna iniziare puntando al benessere, perché se tu inizi magari con un'estetica che non ti piace per niente, ragazza con il tricipite che pende, quindi qua sotto molle, non può sperare di avere il tricipite super sodo dopo 3 mesi di allenamento se sono 20 anni che non lo allena. Sicuramente anche dopo una settimana il tricipite sarà più sodo, ma non avrà l'immagine che noi abbiamo in testa. Quindi uno si allena, si guarda allo specchio, non vede mai il tricipite al posto giusto e dice «No, cavolo, io non mi alleno più». Che brutto, che palle. Perché paragona magari con quella che è anni che è tutta bravissima. E poi paragonandosi, cos'è che va a fare? Vede la persona di fianco a lui in palestra che si sta allenando, magari fa 2 esercizi in più, usa più carico, tiene le serie più lunghe, fa tanto in più, lo va a copiare perché pensa che quella sia la soluzione e poi si fa male. E allora poi, se fatta male, gli torna il male alla cervicale, non si vede bene esteticamente, smette di allenarsi e pensa che quella non sia la cura a tutti i mali. Nella realtà l'allenamento dovrebbe essere una cosa che uno fa per se stesso, per stare bene, per mantenersi in salute e non dovrebbe avere nessun tipo di confronto con gli altri. È uno dei motivi per cui ho abbandonato lo sport di squadra, io ho sempre giocato a pallavolo, per dedicarmi a un'attività come la ginnastica corpo libero dove io mi confronto con me stesso. Chi se ne frega se c'è un mio amico che sa fare un esercizio più difficile, bravo, ammiro il tuo impegno nell'allenamento. Però vado sempre a fare i confronti con me stesso, anche perché poi io nella mia adolescenza ho sofferto un sacco di mal di schiena, quindi queste cose qua sono proprio, le sento mie. Io mi sono curato grazie al movimento
e le sento proprio mie queste cose qua. Sì. Prima hai iniziato a elencare lo squat, c'è cioè tre punti. Ah, perfetto. Allora, lo squat, l'accosciata profonda. Queste cose, questi tre punti, non mi ricordo a cosa ti stavi riferendo. Perché mi stavo riferendo al minimo sindacale per stare bene. Okay. Se manca una di queste tre cose, puoi fare tutti gli esercizi che vuoi, ma da qualche parte il corpo farà saltare fuori il dolore. Magari risolvi la cervicale, ti viene il mal di schiena o viceversa, okay, perché il dolore si sposta sempre. Mm-hmm. Però se una persona è capace di aprire le spalle a 180 gradi, significa coricarsi a pancia in su sul pavimento, tenere le gambe piegate in modo che la schiena sia tutta appoggiata al pavimento, poi si lasciano andare le braccia all'indietro così. Mm-hmm. Se i palmi toccano a terra con le braccia tese senza la minima difficoltà, quello è già un ottimo risultato per dire sì, le spalle sono sufficientemente mobili. Purtroppo cosa succede? Che chi soffre di cervicale, mm-hmm, metà delle volte ha 20 centimetri se non 30 centimetri dal pavimento. Questo perché le spalle sono... E quando mani indietro? Esatto, le mani non arriveranno mai a toccare lì. Idealmente questa è la versione base. Bisognerebbe saper fare questo esercizio completamente coricati a pancia in su al pavimento, schiena completamente appoggiata, braccia appoggiate dietro, quindi praticamente una tavoletta. Mm-hmm. Appiattiti. È difficilissimo, però la cosa assurda è che quando arrivano in palestra ragazzini giovani, i maschietti sono già compromessi. Il maschietto di suo è più rigido. Poi quando comincia lo sviluppo e comincia a mettere su massa muscolare si irrigidisce ancora di più ed è un male. Le ragazze tendenzialmente sono un pochettino più flessibili. È raro, ma capitano ragazzine magari delle medie che quella posizione lì la sanno ancora fare alla perfezione. Altrimenti bisogna mettersi lì con gli esercizi e lavorarla. Comunque, quindi abbiamo lo squat, l'apertura delle spalle, sì, e poi il sapersi toccare le punte dei piedi come minimo. Quindi da in piedi, gambe tese, andare giù con le mani al pavimento e il minimo sindacale è arrivare col polpastrello al pavimento. Quello che consiglio io è almeno il palmo della mano completamente appoggiato al pavimento con una buona mobilità di tutte le vertebre della colonna, perché altrimenti ci sono dei pezzi della colonna che rimangono dritti. Ok? Giusto, volevo dirti che abbiamo un istruttore di nuoto qui che ci sta guardando e dice che approva il tuo pensiero che poco movimento i bimbi, c'è cioè un disastro. No, è un disastro. È un disastro, ma la cosa brutta è che poi da professionista ti dispiace deludere quelle che sono le aspettative del cliente, ma quando ti entra un cliente a chiedere informazioni che si vuole iscrivere, che quindi vuole fare un percorso personalizzato con me, e davanti ti trovi una situazione disastrosa dove ha problemi alla cervicale, mal di schiena, in tutti i test di mobilità e flessibilità il livello è gravemente insufficiente, come fai a dirgli no, guarda che tu non puoi fare quegli esercizi che vuoi perché altrimenti ti spacchi? E anche lì diventa difficile, perché uno su 10 capisce che tu stai lavorando nel suo interesse e quindi ti ascolta, mette in pratica e ottiene i risultati. Tutti gli altri, che sono quelli che vogliono la soluzione facile, dicono sì sì, grazie, arrivederci, vanno da un altro, poi da un altro, poi da un altro, fino a quando poi troveranno quello che a 10 euro all'anno gli vende l'allenamento magico super rassò da chiappe, che però non serve a niente. Se la macchina non si muove bene, il tuo allenamento non serve a niente, capito? Anzi, potrebbe portarti soltanto ad aggravare le problematiche. Quindi esatto, bisogna prendersi cura di questi dettagli qua. Allora c'è qua Cinzia che chiede: lo squat naturale, se ha controindicazioni, tipo per chi ha problemi alle ginocchia, esempio condropatia, cioè chi ha problemi alle ginocchia, se lo squat ha controindicazioni. Allora, lo squat sì, ma solo se non viene rispettata la giusta didattica. Mm-hmm. Allora, le problematiche alle ginocchia sono dovute, allora usciamo da le problematiche vere, quindi l'infortunio, come può essere un'infiammazione tendine, la condropatia, tante altre cose, la rottura di un menisco, l'operazione a un menisco. Quando ci sono queste problematiche, siccome noi stiamo chiacchierando davanti a due schermi, queste persone dovrebbero andare dal loro fisioterapista di fiducia,
chiedere se possono eseguire determinati movimenti e soprattutto se bisogna fare della preparazione per affrontare questi movimenti. Perché in teoria, una volta che una persona ha un problema che è dato dal fisioterapista e solo col fisioterapista o anche con l'ortopedico, perché purtroppo è stata operata, ha fatto tutto il suo percorso di cura, ha fatto la giusta riabilitazione, dovrebbe obbligatoriamente reimparare tutte le posizioni, nel limite del possibile. Uno squat lo possono fare tutti, perché ci sono un sacco di trucchetti e scamotage che vanno ad isolare il problema. Faccio un esempio: hai avuto la condropatia, hai problemi alle ginocchia, c'è tutto un insieme di esercizi di rinforzo da fare per non avere il fastidio in determinati angoli di lavoro. Quindi, ad esempio, quando scendi in accosciata, che c'è una grossa compressione del ginocchio, se tu prima a monte hai fatto tutti gli esercizi preparatori per rinforzare le ginocchia, problema risolto, tu ti puoi fare la tua accosciata e non ci sono problemi. Se però il problema alle ginocchia impedisce una totale chiusura della, diciamo, della coscia, del bicipite femorale sulla tibia, quindi noi dobbiamo chiudere il ginocchio in questo modo qua, se però non si chiude e rimane più aperto, ci sono dei trucchetti per permettere a tutti di eseguire lo squat nel modo migliore possibile. Ad esempio, anche le caviglie sono un problema importante. Chi ha le caviglie bloccate, ho avuto infortuni alle caviglie, lo squat non riesce a farlo, è impossibile. Però utilizzando ad esempio dei rialzi da posizionare sotto i talloni si va a ridurre la mobilità articolare richiesta a livello della caviglia e si va a ridurre il carico sul ginocchio. Poi nel tempo la persona con i giusti esercizi dovrà cercare di andare a migliorare sia la caviglia che il ginocchio, fino a quando poi non faranno più male le ginocchia in nessun movimento, lo squat sarà diventata sia una posizione rilassante, perché ci si riposa in squat, noi siamo stati creati per fare tutto. Le donne prima degli ospedali partorivano in quella posizione, per andare in bagno tante popolazioni ancora oggi usano quella posizione lì. Infatti adesso proprio per andare in bagno si usa tanto, è diventato di moda lo sgabellino per ritornare a quella posizione. Perché è quella posizione lì, noi siamo stati fatti per fare le cose in quella posizione lì, fa ridere, ma anche quando il cane fa i suoi bisogni si deve, è una specie di squat anche il suo, ogni essere vivente ha i suoi movimenti e sono movimenti che lo fanno star bene. Ad esempio, tantissime persone avranno un gatto in casa e il gatto immancabilmente dopo ogni riposino si alza, si stiracchia, fa il suo stretching, lo sa lui come si deve mantenere in salute. A noi queste cose qua purtroppo non ce le insegnano, poi ce le andiamo a dimenticare e poi quando siamo adulti diciamo: ma come è possibile che ho il mal di schiena, non ce l'ho mai avuto? Però non ce l'hai mai avuto, ma sono 20 anni che tu non fai niente per rilassare quella schiena, anzi continui a lavorarci su pesantemente e poi prima o poi qualcosa deve succedere. Quindi anche per tutte quelle persone che stanno facendo i tuoi esercizi di yoga facciale e hanno un pochettino di problematica alla cervicale, per prima cosa utilizzare tutti i consigli che dai, che sono giustissimi. Se proprio vuoi un parere più tecnico, tra tutte le posizioni quella coricata è la migliore, magari con anche un bel cuscino sotto come supporto. Uh-huh. E allo stesso modo tenere una mano che spinge qua davanti in modo che non si fa forza con la testa in avanti, è come spingere contro un muro, piuttosto che stare con la testa appoggiata al muro. Quindi coricati con la mano sulla fronte per tenerci giù la testa è sicuramente la scelta più intelligente, ma poi bisogna da subito intervenire con esercizi di mobilizzazione di tutte le articolazioni. Per assurdo, basterebbe fare ginnastica ai piedi per soffrire meno di cervicale. Quello che però si fa è un lavoro a 360 gradi dove l'importanza principale viene data alle grosse masse muscolari in termini di potenziamento, quindi quelle che sono braccia, petto, schiena, addominali, glutei e gambe vanno potenziati. Bisogna scegliere degli esercizi che ci permettono di potenziarci, ma che allo stesso tempo non vanno ad accrescere le tensioni che noi già abbiamo. Quindi noi dobbiamo allenarci mentre ci stiamo sciogliendo e abbinare all'interno del protocollo di allenamento esercizi per andare a mobilizzare tutte le articolazioni principali. Quindi prima cosa fondamentale da imparare è lo squat e il pike, quindi toccarsi le punte dei piedi come minimo sindacale, e nel mentre mettiamo qualche esercizio per piedi, mani, piedi, polsi e spalle in generale. Mentre noi smuoviamo, quindi andiamo a ricreare l'equilibrio a livello del bacino, le spalle si vanno a riassettare,
si vanno a muovere da sole, non siamo noi che le muoviamo, ritrovano un nuovo equilibrio e magari è sufficiente per far passare i problemi alla cervicale. Se non fosse sufficiente, andando avanti con gli allenamenti, quindi intensificando il nostro lavoro, continuiamo nel tempo a portare la priorità dagli esercizi che ormai abbiamo acquisito, perché se noi continuiamo ad allenarci, prima o poi lo squat lo avremo acquisito, sposteremo la priorità su esercizi che vanno a colpire maggiormente la parte superiore. Quindi prima si costruiscono le fondamenta e poi, una volta che abbiamo fatto le fondamenta, piano piano tiriamo su tutti i piani della casa. L'obiettivo è costruire un grattacielo. Esatto. La cosa bella è che in teoria questo percorso non dovrebbe mai avere una fine, perché nel momento in cui noi smettiamo, prima o poi le problematiche risalteranno fuori, perché una persona che non si muove è una persona che va incontro a rigidità. Allo stesso modo, però, è un lavoro molto dinamico e divertente, perché non è mai la stessa cosa. Magari questi 6 mesi ti devi dedicare allo squat e hai 3 o 4 protocolli diversi di allenamento per arrivare a quel punto lì, e magari impari 100 esercizi in 6 mesi, è una cosa dinamica che continua a cambiare. Una volta che tu sei capace a fare lo squat, questo movimento verrà integrato all'interno di altri esercizi che avranno altri scopi più grandi, più importanti, e quindi è una bella riscoperta del sapersi muovere, è una cosa molto figa. Vediamo se c'è qualche domanda, che vedo che qua hanno scritto un po' di cose. Allora, c'è Marzia che dice: io faccio i squat tutti i giorni, sfida squat naturale magnifica, sblocca la schiena per chi come me sta seduta durante tutto il giorno. Bene, vedi, qualcuno c'è già che fa la tua sfida. Allora, per poter imparare a muovere devi conoscere il tuo corpo a secco, figurati la complessità nell'insegnamento. Questo era l'istruttore di nuoto. Ha ragione. Nel nuoto c'è proprio questo problema, che buttano i ragazzini in piscina e poi pretendono che diventino forti in acqua, quando queste persone sul secco, quindi sulla terraferma, non sanno magari neanche toccarsi le punte dei piedi. Prima si diventa atleti sulla terraferma, dopo si può essere ottimi atleti anche nell'acqua. Ma questa cosa qua nel nuoto viene vista in modo molto marcato, ma vale per tutti gli sport. Non faccio una mazza per tutto l'anno, però d'estate sono iscritto alla società sportiva, vado a giocare a tennis, finita l'estate ho il problema del gomito del tennista. Perché? Perché non è il tennis che ti fa del male, sei tu che non sei pronto a giocare a tennis che lo fai, e quindi dopo ti crei un infortunio. Noi dovremmo saperci muovere per poi poterci permettere qualsiasi tipo di attività, ma le persone si infortunano anche andare a fare la camminata la domenica escono, fanno 2 chilometri in più del normale, poi per 3 giorni crampi i piedi, male ovunque, perché hai fatto 2 chilometri in più del normale. No, non è possibile allora, una cosa del genere. Dice Marta: a quali specialisti dobbiamo rivolgerci? Tutti i personal trainer hanno il tuo approccio? No, neanche uno. Neanche uno, purtroppo. Io sto combattendo la battaglia di Don Chisciotte contro i mulini a vento. Sono l'unico che dice queste cose, ma perché purtroppo le persone guardano sempre gli interessi economici, il mercato. Siamo circondati tutti da palestre normali, tradizionali, dove tu vai, paghi il tuo abbonamento mensile e dentro non c'è nessuno che ti segue, perché paghi troppo poco per essere seguito. Di conseguenza, nel corso degli anni, perché ormai questa cosa qua sta andando avanti dagli anni 60, dalla creazione delle prime palestre commerciali, le persone pensano che basta andare in palestra, che il personal trainer non esiste, capito? Di conseguenza, quelli che capiscono che serve l'istruttore, perché ogni cosa che tu hai imparato nella tua vita te l'ha insegnata qualcuno, a meno che hai una creatività eccezionale, che ti sei inventato qualcosa, qualsiasi cosa, leggere, scrivere, camminare, fare, te l'hanno insegnato, anche se non direttamente, tu osservando gli altri hai imparato. Quindi ti vai a rivolgere al personal trainer, e se il personal trainer ti facesse sti discorsi che ti sto facendo io in questo momento, tu lo manderesti a cagare, perché tu invece vuoi il sedere sodo, il tricipite tonico, l'addominale scolpito, e lo vuoi subito, perché tra 3 mesi ti sposi e non puoi aspettare 2 anni per lo vuoi subito. Allora, siccome lo vuoi subito, tantissimi criminali, ma è la fetta più grande dei miei competitor, degli altri personal trainer, ti vendono l'allenamento che vuoi tu, capito? Sì, ti vendono l'allenamento. Prima dell'estate ti promettono magari che... Assolutamente sì, e
E da una parte io non faccio una colpa alle persone che cascano in questi tranelli, perché tu sei uno che ha bisogno di aiuto e giustamente pensi, io mi rivolgo a un professionista, lo pago per darmi la soluzione. Se tu devi costruire la casa e vai dall'architetto, te di come si impasta il cemento non te ne frega niente. Tu vuoi che l'architetto, in cambio di soldi, ti faccia il progetto che vuoi tu, che la casa venga costruita come vuoi tu, quindi lo paghi e lui fa il suo e lo deve fare bene. Nel mondo del fitness funziona così, però i personal trainer purtroppo hanno capito che si guadagna molto di più vendendo l'aria fritta e quindi vendono l'aria fritta. Mettere davanti le persone alla realtà e all'impegno che ci vuole per raggiungere determinati risultati è difficile. Però quelli che fanno questo sforzo e si impegnano per costruire un corpo che funziona bene hanno fatto bingo, non avranno più un problema per tutta la loro vita, e sono troppo poche queste persone qua, sono veramente troppo troppo poche. Allora, siccome da me che la gente spera che mettendosi la crema basta, invece non capiscono che bisogna allenare appunto anche la muscolatura. Allora, assolutamente sì. Allora, c'è Serena che dice: cosa pensate dell'insegnamento online? Sia fitness che yoga, pilates, cioè adesso che appunto siamo tutti a casa, ho notato anch'io che c'è veramente un boom di online, o tante anche fai da te, si scaricano su YouTube, ecco, cosa secondo me bisogna anche prestare attenzione a determinati movimenti. Allora, io Petra ti dico che il personal trainer è il lavoro del 3000, nel senso, si sono accorti che si può lavorare anche molto bene con l'online. L'online ti permette di implementare il tuo lavoro, quindi implementare il tuo business, quindi adesso che le persone non possono frequentare una palestra c'è un boom allucinante. Tanti sono professionisti in gamba, il 90%, perché poi io lavorando col fitness, figurati quante sponsorizzate inserzioni mi escono sul fitness, sono delle cose che c'è da mettersi le mani nei capelli. Il problema è che le persone comprano con il portafoglio e non con la testa, quindi quando ti salta fuori, ma tu magari stai cercando un allenamento, non vuoi impegnarti troppo né in termini di tempo né in termini economici, e trovi la pubblicità che ti dice 20 minuti al giorno, tutto bello colorato con le mega scritte, un corpo da copertina in 30 giorni. È stupido te che ci caschi, capito? Io quest'anno faccio 29 anni, ho cominciato ad allenarmi che ne avevo 6. Vado avanti con una media di 18-20 ore alla settimana di allenamento, che significa 2 ore e mezza, 3 al giorno, tutti i giorni, e non ho ancora trovato l'allenamento che in 30 giorni mi fa venire il fisico da urlo e mi rassoda. Ci vuole impegno, ci vuole tanto sacrificio, e diciamo più sei deallenato, meno risultati vedi nell'immediato. Quindi se ti promettono che in 30 giorni avrai un fisico da urlo, ma hai 10 kg di troppo spalmati in ciccia, non vedrai un cazzo, scusatemi, non vedrai un bel niente, perché sei comunque ricoperto da uno strato. È come se tu avessi sul giubbotto e vuoi vedere sotto il giubbotto, capito? Allo stesso modo anche chi è molto allenato fa fatica a migliorare, perché più ti alleni più il corpo si abitua alla fatica, quindi tu più ti dovrai impegnare in allenamento, e quindi le soluzioni facili purtroppo non esistono. Tante persone sull'online sono molto brave, tantissime sono dei farabutti, bisogna trovare chi parla alle tue esigenze, capito? Quindi non fidatevi mai dell'allenamento uguale per tutti, è una cosa sbagliatissima. Certe cose possono essere fatte uguali per tutti, tante no, e è una categoria in cui io faccio fatica a ritrovarmi, quella del personal trainer online. Allora, anche se si può lavorare molto molto bene. Allora vediamo cosa dicono gli altri. Concordo con te, ma manca spesso l'approccio globale come il tuo, purtroppo. Poi il mio fisioterapista parla la tua stessa lingua, dice Tania. Bene. Allora c'è Marina che dice: si riesce a risolvere una lieve retrolistesi cervicale con qualche esercizio? Con qualche no. Quello che c'hai, diciamo che te lo tieni. Il danno è fatto, punto. Ed è scritto, non è che puoi tornare indietro. Tu hai davanti praticamente due possibilità:
o fai poco, quindi qualche esercizio o niente, e prima o poi le problematiche si aggraveranno fino al punto di non ritorno, che è quello in cui qualsiasi cosa fai ti crea male, ti crea fastidio e non ce ne esci più. Tantissime persone sono in questa situazione. La soluzione è ricostruire un corpo che si sa muovere su tutte le sue articolazioni, su tutti i suoi movimenti. Il problema non lo risolvi, ma lo argini. Fino a che tu mantieni un corpo elastico, forte, in movimento, quella cosa rimane lì e non dà fastidio, perché il cervello trova dei nuovi modi per andare a scaricare il peso a terra. Viceversa, se si fa qualche esercizio, non si fa niente, si va soltanto a peggiorare in queste situazioni. Quindi la soluzione facile non esiste mai: o ci si prende cura in modo globale del corpo o non si va da nessuna parte. Poi c'è Elena, 15 minuti in squat intanto che vi guardo. Ah, mentre ci sta guardando c'è qualcuno che si allena. Bravo. Ma perché prima ho visto che, perché io qui davanti ho il computer, anche se sto usando il telefono, ho il computer che sto guardando la nostra diretta in muto, e tante persone sono i miei seguaci della sfida, quindi Elena so chi è. Ah, Elena, bravo. È una mia allieva anche della palestra, molto brava. Allora, poi c'è Marta, immaginavo la risposta. Marta, aspetta, chi è Marta? Quella che... quelli che chiedeva a quali specialisti, personal trainer, bisogna rivolgersi. Quindi cosa possiamo fare? In che zona lavori? Allora, io lavoro a Cremona, lavoravo, qua ormai noi a Cremona siamo stati proprio la prima zona dove è iniziato. Esatto, è stato l'inizio della paura, ma ti dirò che la prima notizia che c'è stata sul coronavirus è arrivata via WhatsApp, non era ancora stata pubblicata nessuna cosa a livello nazionale, ed eravamo in palestra, era un venerdì 20 febbraio, se esiste, una roba del genere, e qualcuno mi manda il messaggio e mi dice: guarda Riccardo, oggi non vengo, non me la sento, sta succedendo il casino. E noi là dentro diciamo: cosa sta succedendo? E dopo hanno cominciato a uscire le prime spoilerate sui giornali locali, Cremona Oggi su internet, e il primo contagio di coronavirus a Codogno, e lì dentro nella palestra le due fazioni. Qualcuno che diceva: ma no, ma vedrete, non è niente, sono le solite fake news, e qualcuno invece già super allarmato. Avevamo delle lezioni anche il sabato mattina dopo, tre quarti delle persone non sono venute, e poi la domenica hanno dato il blocco definitivo, noi siamo stati i primi. Prima hanno fatto chiudere solo le palestre per 2 settimane, poi le hanno fatte riaprire in alcune zone, è stato un casino. Sta di fatto che noi siamo chiusi dal 21 di febbraio. Mamma mia. È un blocco gigantesco, nel senso, e quindi io ti dico Cremona, però non fateci affidamento su Cremona, io lavoro online, proprio per portare avanti tutto questo discorso qua e partire appunto da lavorare alle fondamenta. In questi giorni qua c'è la sfida dei 20 giorni sullo squat naturale, ed è uscito anche il corso completo da seguire online sullo squat naturale, ed è un corso che, oltre a potenziare le gambe, migliorare la forza, l'estetica, va proprio a lavorare in modo specifico sulla mobilità articolare e sulla salute globale. Ho fatto una via di mezzo tra il lavoro online e il lavoro in sede. Io dovevo portare avanti i protocolli dei miei allievi, non potevo abbandonarli, quindi mi serviva qualcosa per andare avanti con quello che stavamo facendo. Però allo stesso tempo io non credo nell'online quando non c'è assistenza. Quindi si può fare il lavoro one to one con la persona, oppure si può lavorare acquistando un videocorso e seguendo un videocorso, però all'interno deve essere tutto personalizzabile e soprattutto ci deve essere l'assistenza. Io l'assistenza la faccio con le sezioni commenti, facendo dirette, facendo un sacco di cose. In questo modo è come se tu ti stessi allenando direttamente con me, capito? È online, ma sono presente, perché comprare un corso e utilizzarlo lasciandolo lì senza avere una partecipazione e un modo per confrontarsi è sbagliato. Ad esempio, esatto. Tu hai la tua pagina, hai il tuo gruppo, tu porti continuamente degli esercizi, ok, che uno ha il corso, però ci sei. No, ma ti contattano poi chi ha anche assolutamente problematiche, comunque anche via Skype io faccio individuali lezioni, quindi vedo come fa la persona l'esercizio, quello è molto importante anche, non abbandonarle. Allora, vediamo, c'è Cristina, ciao Cristina, ho delle protrusioni rachide cervicale, quali movimenti devo assolutamente evitare? Soffro spesso di mal di testa. Nessuno.
Devi evitare di fare la persona sedentaria come stai facendo in questo momento, ti devi muovere, devi avere un protocollo intelligente fatto da un professionista, avendo delle protusioni al tratto cervicale non puoi assolutamente improvvisare i tuoi allenamenti perché altrimenti ti fai molto male, soprattutto se fai esercizi per le braccia in modo scorretto. Diciamo che tendenzialmente tutti quelli che sono gli esercizi per la parte inferiore li puoi fare a patto che siano fatti a corpo libero. E più o meno viene. Esercizi per gli addominali, ti puoi massacrare il collo, stai super attenta. Esercizi per le braccia, sarebbe il colpo di grazia. Ma se tu parti dalla costruzione di un buono squat naturale, che quindi vai a creare una distensione, una decompressione di tutte quelle che sono le vertebre, stando in squat, volgarmente è come se ti stessi alzando, se ti stessi allungando, stessi diventando più alto, perché le vertebre vengono tirate verso il basso e quindi si decomprimono tutte. Lavorando sulla decompressione e su tutti i movimenti della colonna vertebrale, dopo ti puoi permettere qualsiasi cosa, ma in questo momento qua non c'è niente che devi evitare se non allenamenti scoppiazzati, quindi presi da internet così esercizi qua e là. Devi evitare il più possibile di essere sedentaria. Quindi più ti muovi anche nella quotidianità, meglio starai, e fatti fare un programma di allenamento serio, oppure, perché no, inizia la nostra sfida all'interno dello squat naturale, all'interno della sfida c'è, cioè, in una diretta ho dato un protocollo di allenamento gratuito e completo, e in tutte le dirette poi abbiamo visto gli esercizi, li abbiamo inseriti all'interno di questo protocollo, quindi spiegati, rispiegati, abbiamo visto tutti i casi possibili. E poi, se vorrai veramente potenziare e risolvere una volta per tutte, se vorrai, tramite i miei contatti trovi il corso sullo squat naturale, che quella lì è la cura, quella è la cura. Ok, vediamo se c'è ancora qualche commento, potete scrivere, altrimenti penso che hai già dato tantissimi spunti, tanti suggerimenti e tanti contenuti, e possiamo pian piano andare verso il termine, visto che oggi siamo stati lunghi, quasi un'ora di diretta, però è stato sicuramente un argomento molto interessante, molto molto seguito. Aspettiamo ancora un attimino se c'è ancora qualche commento. Allora, mi sono collegata adesso, io ho due ernie del disco in zona lombare. Zona lombare, assoluta, squat. Io sembro ripetitivo, ma la soluzione è lì. Il giorno che le persone capiranno che puoi avere quello che vuoi, ma la soluzione è muoviti come ti hanno costruito, tu devi partire dalla costruzione dello squat. Da lì poi costruisci tutto il resto, ok? Quindi protusioni ernie o protusioni in zona lombare si possono curare? No, il danno è fatto, te lo tieni. Quale modo hai per non gravare il peso su queste ernie, ma per stare bene? Utilizzare la muscolatura degli erettori spinali, che sono i due salsicciotti che stanno di fianco alla colonna vertebrale, partono dal sedere e arrivano lunghi qua dietro fino all'occipite. Sono due muscoli giganti che hanno un sacco di inserzioni con altri muscoli e con tutte le vertebre. Se questi sono forti e flessibili, l'ernia è come se tu non ce l'avessi, ti puoi permettere qualsiasi tipo di movimento, qualsiasi tipo di sforzo, non succede niente. Per avere questi muscoli sufficientemente allungati, sufficientemente forti, si parte dallo squat, capito? Ok, allora poi c'è Rosanna: in questo periodo facciamo tutti ginnastica da sole, qualche consiglio su cosa non fare assolutamente per non farsi male? Rosanna, forse ti sei collegata adesso, ha già detto un pochino a... riguardarsi tutta la diretta, sì. Il consiglio. Allora, grazie mille, siete dei veri professionisti, grazie Cristina. Grazie. Allora, grazie, dopo mi riguardo la diretta, sì Maria, perché per non ripetere di nuovo tutta la diretta, diciamo. Bene, non vedo altri, quindi ricordo che dopo questa diretta metterò il link, potete andare su Instagram a vedere i video che Riccardo pubblica, è molto molto belli, e ho visto anch'io alcuni video con lo squat che fai mettere sotto il tallone anche dei rialzini. Rialzino. Sì. Nel caso in cui la caviglia è bloccata, bisogna trovare una soluzione, la soluzione è il rialzo. Mm-hmm. Sì, assolutamente sì. Lo squat lo possono fare tutti, lo può fare veramente chiunque. E si può iniziare se uno non ha mai fatto, appunto, rispettando le giuste regole, quindi seguendo quello che dico all'interno della sfida sullo squat naturale, assolutamente sì. Okay. Proprio oggi ho ricondiviso la storia di un ragazzo che mi segue,
che sta studiando per diventare personal trainer, e ha acquistato il videocorso e siccome si sta appassionando tanto al movimento come prevenzione dei problemi, ha coinvolto tutta la famiglia e ha messo la nonna a fare squat. Bravissima, incredibile. Ed è felicissimo perché sta facendo esperienza e la nonna finalmente non ha il mal di schiena come tutti gli altri giorni. Mi aveva detto, mi sa che la nonna aveva 70 anni o qualcosa del genere. Wow, a ogni età si può migliorare. Esatto. Il problema è che siamo abituati alle cose facili, vogliamo la soluzione così e non siamo pronti a farci il mazzo per ottenere i risultati. Esatto. Vogliamo che tutto succeda così per magia, ma in realtà per magia non succede senza niente. Fare fatica, spendendo poco. Se si può anche spendendo niente, ascoltando quello che mi dicono tutti, perché... diventare belli guardando gli altri che fanno fatica sarebbe il top. È la cosa che mi fa più ridere quando mi scrivono: ma se al posto di comprare il tuo corso, comprare la tua lezione, io prendo questi esercizi, mi mandano 6.000 link di YouTube e li accoppio così, funziona? E se te lo sei già fatto da solo e lo sai, usalo, vediamo se funziona, perché non lo so, per le persone è divertente volersi improvvisare allenatore di se stessi, poi però si fanno un sacco di danni. Però questo qua io ormai ho smesso di combattere contro questa cosa qua. Io dico come stanno le cose, lascio le persone libere di decidere, perché ognuno decide con la sua testa, nel senso, io non sono nessuno per impormi, e ti dirò di più, una gran parte delle persone che frequentano la mia palestra e che quindi in teoria dovrebbero sposare molto di più il mio modo di vedere il mondo dell'allenamento, nella realtà poi dopo i primi risultati cominciano a fare un pochettino di meno perché ti senti bene, nel senso è passato tutto, e poi magari ci ricadono nel problema 3-4 volte prima di capire che o fai gli esercizi o fai gli esercizi, non è che ci puoi andare tanto lontano da questa cosa qua. Noi siamo animali, dobbiamo muoverci e bisogna muoversi in modo intelligente. Sì, anche mantenere comunque, fare manutenzione, cioè quindi mantenere, continuare a fare il movimento anche dopo una certa età, non solo per un attimo, appena stai bene fermati, no? Bisogna di continuo. Sempre, qualsiasi età. Bisogna iniziare da oggi, per chi non sta facendo niente deve iniziare oggi, e poi deve essere un qualcosa da tutti i giorni, nel senso noi tutti i giorni dovremmo avere il nostro mini allenamentino che non deve essere per forza massacrante. In alcune giornate, come ad esempio il sabato e la domenica, se uno, diciamo, ha le sue giornate libere, vuole godersele, può decidere di farsi soltanto mezz'oretta di allungamento muscolare, mezz'oretta di stretching, non è assolutamente impegnativo, ti fa stare un sacco bene, ti carica 1.000, quindi tu ti puoi vivere a 1.000 anche il tuo weekend, e magari concentrare soltanto in 2 o 3 momenti della settimana gli allenamenti più complessi. Quindi o mi tengo una routine basica every day, con qualche giorno più difficile, qualche giorno più facile, oppure a questo vado ad aggiungere, che è la cosa migliore di tutte, 2 o 3 momenti. Idealmente bisognerebbe allenarsi 3-4 volte, però già 2 ti portano risultati specifici, proprio dedicati durante la settimana, e lì vai veramente a fare del lavoro muscolare, nel senso lì ti devi stancare per cercare di innescare il miglioramento. E ti dirò di più, se dovessi io programmare un protocollo di allenamento completo dove andiamo a inserire yoga facciale viene prima di tutto il resto, ok? Perché se ho degli esercizi, mentre sei in squat puoi fare anche degli esercizi. L'ho già fatto, le cose le ho già fatte, nel senso devo farmi magari un quarto d'ora di squat, mi prendo poco tempo per ottimizzare. Mi prendo una routine di stretching, sì, dei tuoi esercizi di yoga facciale, col telefono la guardo e con l'iPad mi faccio da specchio e cerco di capire se sto facendo giusto. E non è facile, perché devi fare 2 cose contemporaneamente difficili. Devi concentrarti, esatto. Sì. Però se uno si vuole muovere bene, prima deve fare tutti gli esercizi del viso, perché comunque andiamo ad accumulare tensioni sul collo. Dopo, allenandosi, e non deve essere per forza consecutivo, magari il viso lo fai la mattina e nel pomeriggio, alla sera, fai tutti gli altri esercizi per il corpo. In questo modo tu vai a letto che non hai più addosso una tensione. Se sei una persona sana come un pesce, yoga facciale te lo puoi fare anche 5 minuti prima di andare a letto, col patto che però tu ti stia allenando, quindi se crei un po' di tensione è talmente poca che non succede niente, tanto tu il giorno dopo ti alleni, la vai a sciogliere.
E se invece soffri di cervicale, mai gli esercizi di yoga facciale, quelli che ti diciamo che ti vanno a caricare lo che ti vanno a caricare di più sul collo, come ultima cosa. Magari tu fai yoga facciale prima di andare a letto, però dopo devi avere due o tre esercizi di stretching per sciogliere il collo, ok? Così ho dato anche un modo per integrare i nostri due lavori. Ok. Bene, vediamo se c'è ancora qualcosa, altrimenti pian piano ci salutiamo e andiamo tutti a vedere i tuoi squat come si fanno. Visto che abbiamo un po' di tempo prima della cena, possiamo un po' fare... Assolutamente sì, anche perché mi sono preso 2 giorni di pausa, c'erano stati dei problemi di connessione con Instagram, non mi salvava le dirette, tu ci metti tutto il tuo impegno, ma poi la tecnologia ti annienta. Sì, e la rete, allora, in questo venerdì periodo, abbiamo fatto una... Le dirette le salvo tutte. Venerdì ho fatto la 15ª di 20, non l'ha salvata, mi sono arrabbiato tantissimo. Ieri e oggi allora mi sono detto no, basta, mi riposo. Domani ripartiamo con la 15ª diretta che la rifacciamo perché non è stata salvata e quindi da lunedì a sabato gli ultimi 5 episodi che vediamo delle cose per potenziare la sfida. Perché la sfida, quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. Sia a livello teorico che pratico, abbiamo visto tutti gli esercizi, abbiamo costruito il primo programmino di allenamento per sviluppare delle ottime gambe, un'ottima performance, un'ottima estetica e per diventare liberi di muoversi. Quindi impariamo sto benedetto squat e risolviamo tutte le problematiche, così dopo ci potremo allenare ancora meglio. E nelle ultime dirette qualche pillolina per ottenere il massimo da quello che abbiamo visto fino ad adesso. Ok, bene. Allora adesso metterò tutti i tuoi link così le persone che è interessato può andare a vedersi un pochino anche quello che fai tu, il movimento naturale. Riccardo, io ti ringrazio, non vedo altri commenti, altre domande, quindi grazie mille a te per queste tue spiegazioni e buon lavoro. Buon tutto. Anzi, visto che ti sei preso un po' di pausa, buon lavoro. Ti ringrazio. Federica, dove ti troviamo? Metterò adesso tutti i link di Riccardo così potete andare a vedere i suoi contatti e arriverete ai suoi video, ok? Perfetto. Riccardo, grazie e buona serata. Ciao, grazie, ciao a tutti. Bene, anche per oggi abbiamo finito qua con un argomento molto interessante anche oggi. Anch'io vi saluto e ci vediamo poi domani, sempre alle 5:30 e vediamo ancora cosa faremo, se un allenamento o qualche altro argomento. Insomma, seguite, continuate a seguire la pagina. Anch'io vi abbraccio, vi auguro una buona serata e a domani. Ciao!